Pace a te, anche stamattina siamo insieme, grazie a Dio per questo nuovo anno che vogliamo continuare insieme a nutrirci della parola del Signore. Non dobbiamo trascurare nessuna occasione di nutrirci e nessuna occasione di poter comunicare la grazia del Signore che ha riversato nei nostri cuori. Sai, sore e fratelli, la nuova vita di Cristo è un innesto del divino nell'umano, un, un miracolo il più grande che ci può essere. Noi parliamo di miracoli, di guarigioni, di segni, di prodigi, ma il miracolo più grande è la salvezza perché è un innesto di Dio nella nostra vita. Il seme santo di Dio. La partecipazione della vita di Dio innestata nella nostra vita, che è un fenomeno difficile da spiegare, che ha portato milioni di persone alla morte. E tu dirai: Ma allora non vale la pena perché se andiamo alla morte? Tanto è forte questa verità nel cuore, questa grande salvezza, che milioni e milioni di cristiani hanno preferito lasciare, dare la vita questa provvisoria per non perdere quella eterna, perché tanto forte ra viene radicata nel nostro cuore, che sconvolge la nostra vita, ci trasforma, ci cambia. E la prima testimonianza quando questa opera comincia nella nostra vita, sai chi la sperimenta? La sperimentiamo noi, direttamente. Ciò che dicono gli altri ha poca importanza perché è un'esperienza personale con il Signore, è una testimonianza personale, è un incontro personale. È un'esperienza personale e noi così la vogliamo nutrire, mantenere e mantenerla viva dentro di noi. Non è un ricordo come quando muore qualcuno, sei sempre nei nostri pensieri, si dice. Dopo tre mesi già si è dimenticato. A volte ti sei trovato a un funerale che hai sentito delle persone, tu sei sempre vivo di noi, sei sempre vivo dentro di noi in quel poco di memoria che poi si spenge e alla fine si è dimenticato tutto, no non è un ricordo della morte di Cristo non è un ricordo della risurrezione di Cristo non è che qualcosa che passa nella nostra mente che ci dobbiamo ricordare perché è altro che ricordo è un intervento divino un innesto della vita di Dio della divinità che si trasferisce nella nostra vita, che questa parola viene chiamata nuova nascita, è una rinascita spirituale della vita di Dio che viene innestato nella nostra vita. Tu puoi essere una sorella semplice, un fratello semplice, che non sai più di tanto, ma quanto ti è accaduto questo, sai che ha trasformato la tua vita. Puoi forse non lo sai manco spiegare, però è un potente. Miracolo di Dio nella nostra vita e che poi una volta che questo ha iniziato noi dobbiamo partecipare per curare questa comunione, per condividerla, per viverla. Nel momento che noi la trascuriamo si estingue, si affievolisce, va a morire perché subentrano tutte le cose vecchie e il nostro cuore si riempie un'altra volta di spine, perciò dobbiamo curare questa parte, è molto importante. Ora, prima che andiamo avanti, vogliamo insieme pregare il Signore che lo Spirito Santo ci dia quella alimentazione che abbiamo bisogno attraverso la parola del Signore che è spirito e vita. Questo è il nutrimento che nutre la fede nel nostro cuore, perché la parola di Dio è spirito e vita, essa si trasforma. Come si trasforma il mangiare, il bere nella nostra vita che porta salute? Come lo fa? Beh, scientificamente non lo so spiegare, ma so che quando mangio e quando bevo sto meglio. Così, quando noi ci nutriamo della parola, e beviamo alla sorgente della comunione di Cristo, mezzo che per lo Spirito Santo fa fluire la sua vita nella nostra vita, sappiamo che la nostra vita spirituale si rafforza e sentiamo la presenza del Signore nella nostra vita, che agisce in un modo speciale. Che ci fa lodare Dio, che ci fa benedire Dio, che ci fa parlare in lingue, che ci fa testimoniare perché è tanto profonda nella nostra vita e diventa lo scopo della nostra vita perché questo intervento ha dato un senso alla nostra vita. Perché prima eravamo senza Dio, senza speranza, il tutto finiva, non sapevamo neppure lo scopo della nostra vita. La nostra vita non aveva senso. Perché ci chiedevamo, ma se vivo cento anni e poi lascio tutto, che serve tutto questo impegno? Che sono nato a fare? Quando abbiamo incontrato il Signore, Egli ha dato un senso alla nostra vita. Sappiamo da dove veniamo, come dobbiamo vivere e dove andiamo con certezza, perché questa nuova vita di Dio nella nostra vita. Ci prospetta l'eternità, ci prospetta e ci fa comprendere il disegno divino per noi che non ci ha fatti soltanto per un po' di tempo come un gatto, come un cane, ma ci ha progettati per condividere la vita eterna, cioè la sua vita trasferita nella nostra vita che si alimenta e che si proietta nell'eternità perché Dio è la sorgente della vita e quella sorgente in noi trasferisce la vita eterna dalla comunione che abbiamo con lui. Gloria al Signore, che bello, grazie Signore. Ed ora prima che andiamo avanti vogliamo rivolgerci all'autore della parola di Dio, lo Spirito Santo, che è Dio per mezzo di Cristo, per mezzo dello Spirito di Cristo, che lo Spirito Santo possa parlare al nostro cuore mentre siamo insieme. Alleluia. Oh grazie Signore che sei bello. Preghiamo insieme Signore. Chiudi gli occhi, apri il cuore, straniamoci a tutte le altre cose. Non guardare che faccio io. Punta lo sguardo del tuo cuore verso il Signore. Sì. Non, non guardare me, guarda verso il Signore, capito? Tu devi puntare la tua attenzione verso Dio. Se guardi me ti distrai, se guardi me o guardi altrove ti distrai, dobbiamo puntare col nostro cuore verso il Signore. Noi ci possiamo distrarre tra noi e noi. Non guardare me, non guardare le altre cose. Guarda verso il Signore mentre andiamo a Lui. Va bene? Andiamo a Lui insieme. Gloria a te, Signore. Ti rendiamo lode, Signore, ti rendiamo onore che ancora in questo nuovo anno ci fai continuare ad essere alimentati dalla tua parola e dalla presenza dello Spirito Santo, Signore, perché lo Spirito Santo accompagna la tua parola quando c'è un desiderio nel nostro cuore di voler crescere. Ti ringraziamo per quest'altra occasione che tu ci dai ed insieme invochiamo la tua divina presenza su di noi, Signore. Sì, ognuno di noi ci rivolgiamo a te invocando la tua divina presenza su noi, perché la tua parola possa portare nutrimento, comunione, arricchirci nella conoscenza di delle grandi opere che tu hai fatto in nostro favore e ci prospetti il disegno che si protende nell'eternità. Signore, ti vogliamo presentare ogni fratello, ogni sorella che siamo insieme e anche quelli che non sono insieme, che parteciperanno nell'ascoltare o nel meditare la stessa parola che viene seminata in lungo e in largo attraverso qualsiasi mezzo, che la tua parola possa parlare ad ogni cuore, te lo chiediamo insieme. Ti vogliamo presentare i bisogni di quanti siamo insieme e i bisogni di quanti ci chiedono di pregare e chiedono ai fratelli, alle sorelle che siamo insieme. Signore, vogliamo presentarli a Te, Signore, e noi più di tanto non possiamo fare, possiamo presentarli a Te che sei il che accetti l'intercessione di uomini e donne che sono stati salvati e che desideriamo vedere che gli altri beneficiano dell'opera della grazia che tu riversi in ogni cuore che si avvicina a te. Signore, parlaci in questo giorno, te lo chiediamo insieme. Signore, se ci sono delle forze nemiche che cercano di ostacolare la mente e il cuore di quanti siamo insieme, nel nome di Gesù Cristo, colui che gli è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, leghiamo ogni spirito seduttore, ogni forza satanica, demoniaca e diabolica che vuole ostacolare l'opera tua nella mente e nel cuore di ognuno che siamo insieme in questa riunione. Sì, Signore, nel nome di colui che ha detto ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ed insieme invochiamo il potere del tuo regno, dicendoti tutti insieme, venga il tuo regno con tutto il suo potere qui ed ora mentre siamo nella tua presenza, perché lo Spirito Santo possa avvolgere le nostre menti e tenerci sotto l'influenza della sua presenza e del suo potere per parlare e conquistare il nostro cuore. Per la gloria di Gesù Cristo. Parlaci ancora in questa mattina, Signore. Te lo chiediamo tutti insieme ed opera in nostro favore secondo il tuo disegno e il tuo piano. Arricchisci la nostra vita con la tua presenza, Spirito Santo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, quel nome che tu hai stabilito che deve essere il nostro unico Mediatore e Salvatore che Tu hai preparato fin dall'eternità per compiere un'opera in nostro favore e noi Ti vogliamo ringraziare tutti insieme. Amen, 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 Signore, grazie. Grazie, grazie, alleluia. Di un bell'amen anche Tu per dire anch'io Partecipo, anch'io voglio restare sotto questa cappa di benedizione che lo Spirito Santo mantiene come un velo di protezione. Siccome sì, lo zono cerca di mantenere una posizione di protezione dai raggi cocenti del sole. Così, la presenza dello Spirito Santo si espande su di noi che ci separa da tutti gli urti e da tutte le forze nemiche che vogliono ostacolare l'opera di Dio nella nostra vita. È un velo di protezione perché lo Spirito Santo aleggia su di noi dove sei tu, dove sono io e tiene questa coltre di benedizione che si posa su di noi cambia l'atmosfera nella nostra vita e sulla no nostra vita e quando noi desideriamo con tutto il cuore che operi nella nostra vita egli trasferisce sentimenti di benedizione in ciascuno di noi e a lui sia la gloria alleluia benedetto sia il Signore questa mattina vogliamo guardare insieme metti un po di attenzione e segnati i versi che leggiamo perché poi li vai a rileggere e vedrai che ti danno altra luce. Perché la parola di Dio porta luce. È una luce che viene direttamente da Lui, che si svolge nei tuoi sentimenti dentro di te, dove tu sei, man mano che tu ti apri al Signore, e leggendo, meditando, ascoltando la sua parola, quando la leggi e quando l'ascolti, quando la mediti, quando la leggi e quando l'ascolti, la parola del Signore dice, beh, beato chi ascolta, beato chi legge e beato chi ascolta le parole di questo libro della parola di Dio. Alleluia. Conoscere vuol dire vivere in comunione con... Nella parola del Signore... Quando si parla di conoscere non è una conoscenza artificiale, è un incontro profondo. Conoscere, quando io ho conosciuto mia moglie, non quando mi sono fidanzato, quando ho avuto un rapporto con lei, ne è venuta fuori una figlia. Rapporto profondo. Siamo diventati una sola carne. Ho conosciuto mia moglie. Quando diciamo nella parola del Signore abbiamo conosciuto Dio, quando diciamo abbiamo conosciuto Gesù Cristo, quando diciamo ho conosciuto lo Spirito Santo, vuol dire un rapporto profondo di amore tra Dio e l'essere umano. Quello umano lo comprendiamo, quello spirituale lo dobbiamo sperimentare, perché ci sembra strano, ma Dio lo fa, perché la sua parola è piena di questo modo di esprimersi. Conoscere vuol dire Dio si è fatto conoscere in profondità. Non lo abbiamo incontrato per strada, gli abbiamo detto buongiorno, eh? È una conoscenza profonda del nostro essere che lo Spirito Santo che è invisibile tocca profondamente il nostro spirito e attiva questa nuova vita, questa rinascita spirituale che attiva una comunione con il Signore. Alleluia. Guardiamolo insieme in Giovanni capitolo 17 verso 3. Che bello sei, signore. Questa è la vita eterna che conoscano te. Il solo vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Conoscere Gesù Cristo ci porta a conoscere Dio. Mm -hmm. Conoscere vuol dire avere comunione, cioè essere uniti e conoscere Gesù. Essere uniti questa unione per mezzo dello Spirito Santo è uguale a vita eterna. Rileggiamo questo verso che ci aiuta a comprendere così ci aiuta Forse chi non lo ha sperimentato non lo riesce a comprendere, ma tu che hai sperimentato la nuova nascita ti aiuta a comprendere, mi aiuta a comprendere quanto grande è questo mistero di un innesto così profondo fatto da Dio stesso nella nostra vita. Questa è la vita eterna che conoscano te, che abbiano un incontro con te, un rapporto intimo. Il solo vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Conoscere vuol dire avere comunione, essere uniti e conoscere Gesù, cioè essere uniti nel cuore. Questa unione per mezzo dello Spirito Santo nella nostra vita è uguale a vita eterna perché l'alimentazione viene da colui che è l'eterno Dio che non conosce la morte, che è vita. Ricevere, credere in Gesù conosciamo, cioè quando noi crediamo in Gesù conosciamo, inizia un rapporto profondo della sua presenza nella nostra vita, abbiamo comunione, siamo uno con lui in un modo profondo, conosciamo Dio, sorgente di vita, e trasferisce in noi la vita eterna leggiamo il verso un'altra volta questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero Dio è colui che tu hai mandato Gesù Cristo non è conoscere il nome di Dio Geova, Yahweh e così via è conoscere Dio il nome contiene tutto il carattere di Dio la parola del Signore ci dice di conoscere Dio, non di conoscere solo il nome di Dio. Io se conoscevo solo il nome di mia moglie, non nasceva mia figlia. Come si chiama? Perroni Antonietta. Lei stava a Tito, io stavo ad Atena. Conoscere non vuol dire conoscere il nome e cognome e gli attributi di Dio vuol dire conoscere Dio che conoscano te fratelli sorelle è difficile da spiegare ma per chi lo ha sperimentato è facile capire guardiamo nel verso 17 18 del capitolo 1 di Giovanni. Voglio andare un poco piano perché in modo che noi abbiamo il tempo di digerire e cercare di comprendere, ma soprattutto per comprendere sore, fratessa, cosa dobbiamo fare. Dobbiamo dire Signore, fammi comprendere tu. Ti voglio dire una cosa. Io quando leggo questi versi arriva ad un punto che è tanto grande e profondo quello che il Signore dice che devo lasciare la Bibbia aperta e mi devo inginocchiare per dire Signore quanto è grande, ma come lo posso mettere in parole quello che hai fatto tu Cioè non è una cosa che eh, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo, sì, tu devi desiderare, perciò ho detto non puntare gli occhi su di me perché io ti posso distrarre, devi puntare gli occhi su Dio nel dire fammi comprendere perché la profondità di quello che noi stiamo dicendo lo possiamo comprendere solo se lo sperimentiamo, se no non lo comprendiamo. perché è molto grande. Una volta chiesero, intervistarono il fratello Newton, Isaac Newton, che era un grande astronomo e ha avuto conoscenza della scienza, del peso di gravità e così via. E un giorno qualcuno gli ha chiesto, ma una persona come voi, come fa attraverso un cannocchiale guardare l'universo e poi credere in Dio? Si può credere così? E gli rispose con una saggezza divina: Io, quando guardo attraverso il cannocchiale e mi stacco dal cannocchiale, sento il bisogno di inginocchiarmi davanti al creatore di quello che io guardo, perché l'immensità della creazione mi fanno comprendere quanto è grande Dio e io sento il bisogno di inginocchiarmi per dire quando sei grande Signore. A me succede quando leggo la parola del Signore. Perciò non guardare, non ti distrarre nel guardare me che ci sia dentro di te un desiderio di dire Signore fammi comprendere quello che stiamo leggendo. Eh? Guardiamo, leggiamo insieme. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Cioè Gesù è colui che trasferisce. La conoscenza di Dio che nessuno ha visto, ma che per la fede e per lo Spirito Santo ci fa avere conoscere comunione con comunione con Dio. Mm. Dal seno del Padre, cioè il messaggio di Cristo viene dal seno del Padre. l'amore l'intimità la conoscenza dal seno della deità che raggiunge noi piccoli come formiche ci ha fatto conoscere ci per conoscere vuol dire ci ha fatto conoscere ci ha permesso di avere comunione con questo grande Dio che bello Signore. Perché Gesù cede a noi la grazia. Come possiamo raggiungerlo? Per mezzo della grazia che ci ha portato Gesù. Leggiamo nel verso 17. Perché la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Cioè la legge l'ha adempita Lui per noi e a noi ha dato la grazia. Perché senza la grazia non potevamo avere questo incontro, perché la legge non ci permetteva di avere un incontro, perché la legge... Non avendo l'adempita ci condannava di non poter passare dall'altra parte perché siamo stati disubbidienti e inadempienti a quello che Dio voleva. Gesù l'ha adempita per noi e ci ha dato a noi la grazia. Leggiamolo nel verso 16 che ci aiuta ancora meglio. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Grazia su grazia. Cioè Dio ha operato questa opera in favore di tutta l'umanità portando a noi esseri umani, riversando attraverso la venuta di Cristo, riversando la grazia su tutta l'umanità. Grazia, sopra grazia, cioè ci ha immersi nella grazia e noi senza la parola del Signore come facciamo a sapere che questa grazia è a nostro favore? Perciò la parola del Signore ci aiuta a scoprire i tesori che Dio ha provveduto per noi. Grazia su grazia nei confronti dell'umanità, per tutti. Però ne beneficiano solamente i credenti. Perché i credenti sì e gli altri no? È strana questa cosa. Se è per tutti, perché i credenti sì per la fede ricevono e i non credenti no? Perché non ci credono. Ne beneficiamo solo i credenti. Perché non è beneficio a chi non ci crede? Perché non ci crede, non gli dà il valore che ha. Porto un esempio. Se io prendo questo biglietto ed è il biglietto vincente della lotteria Italia, 500 milioni, e io te lo do e dico questo, è un biglietto che vale 500 milioni. Se tu ci credi vai al, alla stazione dove ti devono pagare e dici io ho il biglietto vincente perché c'è scritto sopra che questo numero ha vinto. Se ci credi te lo vai a prendere, ci lavori vicino e porti a destinazione e porti a casa i 500 milioni. È un esempio. Se tu non ci credi, che cosa fai? Lo pigli e lo butti. Quando noi non crediamo nel Signore, buttiamo via la grazia che Lui ci offre, non siamo interessati. Sono chiacchiere, non mi servono. Perciò, ne beneficiano i credenti. Perciò, la parola del Signore dice: per chi crede, perché quando noi crediamo, incominciamo a volgere lo sguardo e a approfondire, e scopriamo che veramente questo è il biglietto vincente per l'eternità. Non so se mi sono spiegato bene. Pienezza. Guardiamo, leggiamo un'altra volta. Infatti, Egli ci ha dato, ha portato la pienezza, la sua pienezza. Noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Dio ci viene incontro nel momento di bisogno nella persona di Gesù, con tutta la pienezza della grazia e con tutto il suo potere, perché Egli ha il potere di riversare su di noi la grazia quando noi andiamo per essere graziati, quando noi andiamo per cercare grazia, quando noi andiamo non per i nostri meriti, ma per la grazia sua. Chiediamo di volerlo conoscere, perché noi non possiamo, ma lo possiamo conoscere per la grazia che ci concede, come dire tu non lo meriti, ma perché io ho adempito per conto tuo, dice Gesù, la legge e ho sacrificato la mia vita per te, puoi entrare perché io ti offro la grazia con tutto il suo potere. Leggiamo insieme che potere Cristo ha per poterci offrire la grazia, in Colossesi capitolo 1, verso 16. Colossesi 1, 16. Gloria a te, Signore. Pff, che sei grande, Signore. Alleluia. Quando tu ti avvicini alla parola del Signore, per comprendere meglio, non leggerla in fretta, in furia, leggila piano e quando non comprendi, fermati di leggere, chiudi gli occhi e chiedi al Signore: Signore, fammi comprendere quello che tu mi vuoi dire o mi stai dicendo nella tua parola. Sì, sì. Perché non la vogliamo comprendere letteralmente, la vogliamo comprendere come parola che è spirito e vita, vita. E lo Spirito Santo agisce nella nostra vita quando noi abbiamo la predisposizione di volerlo ricevere perché ci dia la luce. Gesù ci può dare la grazia perché Egli è Dio e perché ha tutti i poteri. Leggiamo insieme, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Grazie Signore. Perché può darci la grazia, Signore? Perché Lui ha l'autorità di potercela dare. Perché un giudice può dare la grazia? Perché è nella posizione di autorità che la può dare. Non la può dare un vigile comune. Gesù è il giudice, sarà un giorno, oggi è il nostro salvatore. Ma il suo potere è il giudice dei vivi e dei morti, ha il, suo, ha il potere di fare questo. Che sei bello, Signore! E' incluso il potere su tutte le potenze cosmiche ne negative che vengono descritte fin dalla Genesi: lui è il coeterno di Dio Padre, Lui Figlio e Spirito Santo, ha questo potere di operare nella nostra vita. Guardiamo come ci aiuta la parola del Signore. Gloria sia resa a te, Signore. 16 dice, troni, Lui è al di sopra. Troni, leggiamo insieme. troni, signorie, principati, potestà. Ma che cosa sono queste? Guardiamo la parola del Signore e ci aiuta. Si tratta di varie categorie di angeli che Cristo ha creato e su cui esercita la propria signoria. Lui è al di sopra di tutti questi. Non vi è alcun dettaglio che consenta di stabilire se si tratti dei santi angeli o lui è al di sopra anche degli angeli decaduti, giacché egli è il Signore di entrambi i gruppi. Lui ha il potere sopra gli angeli del cielo e sopra gli angeli decaduti, demoni forze nemiche. I falsi dottori avevano incorporato l'adorazione degli angeli nella loro eresia, essendo falsamente, asserendo falsamente che Gesù era un angelo, vale a dire uno spirito creato da Dio e a lui inferiore, ma la parola del Signore Confuta questa eresia asserendo chiaramente che gli angeli, qualunque sia la loro posizione, tanto santi quanto decaduti, sono semplici creature e che il loro creatore, Gesù, è colui che ha il primato su ogni cosa, il Signore, Gesù, e Salvatore, Gesù Cristo, Gesù. Cristo vuol dire lunto di Dio. Lo scopo di questo elenco di classi angeliche è quello di mostrare l'incommensurabile superiorità di Cristo sopra qualsiasi essere a cui qualsiasi demone nemico di Dio può equiparare. Al Signore, non c'è nessuno al di sopra di Lui e quando Lui decide che andiamo a Lui per chiedere la grazia, il suo potere si manifesta nella nostra vita perché Lui ha l'autorità di offrirci la grazia. Lui è il giudice supremo di tutto l'universo, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui. Leggiamolo insieme nella parola del Signore i due ultimi ricchi. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Cioè Gesù, essendo Dio, ha creato l'universo materiale e spirituale per suo diletto e gloria. Quando lui viene a riversare la grazia che noi gli chiediamo in sincerità e in verità, lui lo può fare perché ha il potere di esercitare questa autorità su tutto l'universo. Benedetto sei il Signore. Gesù mette in moto tutto il suo potere per avere comunione con me e con te. È chiaro che noi dobbiamo avere la predisposizione di volere questa comunione. Se noi non ci crediamo, se noi evitiamo, se noi ci sprechiamo in altre cose, cosa deve fare il Signore per farsi conoscere nella mia vita e nella tua vita? Se noi non gli diamo retta. Perciò abbiamo bisogno non soltanto di chiedere le cose, dobbiamo chiedere prima di tutto la salvezza, poi le cose. Vengono in un secondo momento. Lui dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Gesù è venuto per questo. Guardiamo come ci aiuta ancora. In Romani 8,35. Così comprendiamo piano piano, con l'aiuto del Signore, e così il nostro cuore si apre. Ma. Dobbiamo decidere di volere avere comunione con Lui, perciò ci dobbiamo staccare da tutte le altre cose e avere del tempo di dire: Signore, io voglio avere comunione con Te. Perché con il potere che Cristo ha non c'è nessuna cosa che ci può separare, ci possiamo solo separare noi. Perché non gli diamo retta, perché non gli diamo attenzione, perché siamo presi da altre cose e non ci dedichiamo. Come deve fare il Signore? Ci deve correre dietro. Non c'è nessuna cosa che ci può separare quando noi con tutto il cuore vogliamo avere comunione con Lui. Vogliamo avere comunione con Lui. Vogliamo avere un rapporto con Lui. Vogliamo vivere una vita intima con Lui. Vogliamo conoscere come ho conosciuto mia moglie e ne è venuta fuori mia figlia, avere comunione con lui. Dobbiamo andare a lui con tutto il cuore, perciò mentre io sto parlando tu devi avere il cuore che si deve rivolgere verso di lui perché io posso essere una distrazione mentre tu guardi. Quello che è importante ascoltare è ascoltare e aprire il cuore al Signore che per lo Spirito Santo è presente dove tu sei e può invadere la tua mente e il tuo cuore con la sua benedetta presenza e senti la presenza del Dio Trino dentro di te per lo Spirito Santo. Leggiamo insieme questo bel verso che ci aiuta. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? C'è un punto interrogativo. Leggiamolo insieme, così ci aiuta la parola del Signore. 8.35. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Non il nostro amore per Cristo, bensì il Suo amore per noi, perché noi non ne abbiamo. Quando noi ci apriamo a Lui, Lui riversa il Suo amore nella nostra vita, che nessuno può separarci, solo noi, perché Lo trascuriamo. Qui manifestato, qui manifestato nella salvezza nella salvezza egli riversa il suo amore nella nostra vita chi ci separerà nessuno se noi trascuriamo allora ci separiamo noi ma lui non si separa la tribolazione no in questo contesto il termine indica probabilmente un genere di avversità che si può presentare, comune a tutti gli uomini, ma non è la tribolazione, l'angoscia. Con questo termine si descrive l'opprimente sensazione di essere confinati in un luogo angusto o in balia di circostanze avverse, neppure queste ci separano, la persecuzione. Guardiamo, sofferenza inflitta dagli uomini a causa del nostro rapporto con Cristo, neppure questo ci separa. Allora cosa ci può separare? È una sola possibilità, c'è una sola possibilità. Se io e te trascuriamo e questo è un fenomeno che in questo tempo, a differenza delle generazioni passate che quando avevano incontrato il Signore mantenevano salda la comunione con il Signore, non trascuravano, lasciavano il meglio per seguire il Signore. Una volta c'è una chiesa qui vicino. Dei fratelli che ci invitavano di andare a trovarli. E tanto era il risveglio nella zona che tutti gli orari della giornata venivano fatti dei culti nei vari paesini. Il pastore, che era un unto del Signore, invitava mio padre nel dire: Vieni almeno al culto giovedì. A mezzogiorno, mio padre ha detto: Ma come in una zona rurale come può essere che fanno il culto a mezzogiorno il giovedì? Ha pensato che sare era una cosa da poco. Oppure qualche credente poteva andare un giovedì. Si è partito con la bicicletta ed è andato quando è ritornato. Raccontava mia mamma. Fino alle 12 meno 10 non c'era nessuno. Ma a mezzogiorno la Chiesa era piena Zeppa perché la presenza dello Spirito Santo fluiva in un modo potente tra quella gente che la manifestazione della gloria di Dio, tra il parlare in lingue, parole profetiche, miracoli, guarigione e segni, se ne tornò a casa carico di meraviglie. Perché non dobbiamo trascurare dall'avere comunione con il Signore. Dobbiamo prenderci del tempo ed avere comunione con il Signore. Perché senza la nostra comunione ci separiamo noi dall'amore di Dio, dall'amore di Cristo nella nostra vita. Perciò la parola del Signore ci aiuta. Leggiamo insieme in Ebrei capitolo 1. 2 verso 3 e 4. Ebrei capitolo 2 verso 3 e 4. Sorella, fratello, noi dobbiamo vigilare, Signore grazie, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa dopo essere stata annunciata prima dal Signore ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, verso 4. Mentre Dio aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. La nostra perseveranza ci fa riportare vittoria sbaragliando il nemico. Ma vogliamo leggere cosa dice la parola del Signore. Come scamperemo? Se la disobbedienza dell'antico patto, della legge, aveva attirato un immediato giudizio, quanto più severo sarà il giudizio della nostra disobbedienza al nuovo patto del Vangelo, della salvezza che ha... Come mediatore, colui che è sommamente superiore a tutti gli angeli e a tutte le potestà. Il messaggero e il messaggio del nuovo patto sono superiori ai messaggeri e al messaggio dell'antico patto. Più grande è il dono, più severa è la, la punizione per la disubbidienza e la ribellione. Da quelli che lo avevano udito. Questa parola vuole dire nel quale sia l'ordine del processo evangelistico, cioè quando l'Evangelo ci parla delle cose divine, noi dobbiamo porre mente non trascurare il messaggio né il messaggio nel messaggero che viene da parte dello Spirito Santo per parlare al nostro cuore. Non parliamo del messaggero uomo, del messaggio che viene attraverso l'uomo ma dallo Spirito Santo nella nostra vita. Gloria al Signore. Perché insieme al messaggio portato dal messaggero dello Spirito, che è lo Spirito Santo, Verifichiamo segni, prodigi, opere potenti e doni. Guardiamo anche questo. Questa è l'assistenza e la conferma che la parola viene da Dio perché si manifestano i doni della presenza di Dio in mezzo alla Chiesa di Gesù Cristo e che noi siamo più responsabili. I poteri soprannaturali manifestati da Gesù e dagli apostoli e che vengono ora manifestati dallo Spirito Santo mentre l'Evangelo viene predicato, del Vangelo di Gesù Cristo suo figlio, ci rendono più responsabili. Perciò non dobbiamo trascurare una così grande salvezza dell'amore di Cristo nella nostra vita. La conferma del Messaggio del Vangelo e lo scopo di tali segni che si, si compiono, leggiamo insieme, di ogni genere con doni dello Spirito Santo, cioè il primo sfuggevole riferimento che il Signore ci parla e che lo Spirito Santo riguarda il ministero dello Spirito Santo che conferma il messaggio della salvezza ai nostri cuori mediante i doni miracolosi. In altri punti di questa lettera viene menzionato il ruolo dello Spirito Santo nella rivelazione della scrittura, nell'insegnamento, nell'opera che precede la salvezza, nell'opera di convincimento, nell'opera della grazia comune e nel servizio a Cristo. Questi sono i doni che lo Spirito Santo manifesta in mezzo alle nostre riunioni e che ci rendono responsabili che noi non dobbiamo trascurare questa grande salvezza. Leggiamo il verso 3 che ci aiuta a comprendere quello che lo Spirito Santo ci sta dicendo. Come scamberemo sore e fratelli, leggiamo insieme. Come scamperemo noi che abbiamo sperimentato, tradotto in parole diverse, la grazia di Dio nella nostra vita se trascuriamo una così grande salvezza? Questa dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che l'avevano udito, ma non solo, ma abbiamo anche sperimentato la nuova vita di Cristo nella nostra vita, la nuova nascita. La nostra perseveranza ci fa riportare vittoria, sbaragliandoci, sbaragliando il nemico e ne usciamo fuori vincitori. Possiamo avere qualche difficoltà, ma ci passiamo in mezzo, non ce ne portiamo proprio, perché Cristo è colui che dimora nella nostra vita. Leggiamo in Romani capitolo 8, verso 37, che ci aiuta a comprendere. Otto, Romani 8, 37. Ma in tutte queste cose, con Cristo nel cuore, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati e che ha riversato il suo amore nella nostra vita. Anche quando sembra che c'è qualcosa che non va a nostro favore, anche quando Dio non ci risponde come vogliamo noi, molte volte abbiamo detto meno male che il Signore non mi ha risposto. Uh -huh. perché nel, nel, nel nei pochi versi prima nel verso 28 dello stesso capitolo leggiamo 8 28 romani 8 28 che sei bello signore grazie 8 28 dice, or sappiamo che tutte le cose operano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Guardiamo insieme come ci aiuta la parola del Signore. Noi sappiamo che Dio fa tendere ogni cosa per il nostro bene. Nella Sua provvidenza Dio guida ogni evento della nostra vita, persino la sofferenza, persino la tentazione e il peccato, è il nostro beneficio temporale ed eterno. Per noi, che ascoltando il messaggio sentiamo che Dio ci chiama a salvezza, si tratta sempre della. Chiamata efficace degli eletti a salvezza, ma la risposta la dobbiamo dare sempre noi. Ogni volta che lo Spirito Santo ci invita a partecipare e noi siamo distratti o trascuriamo, vuol dire che stiamo trascurando di nostra propria volontà. In ogni caso, la nostra forza viene dalla partecipazione comunione con Dio, non viene dal leggere solamente, non viene solo dal praticare i culti che dobbiamo andare, non viene solo se religiosamente ci muoviamo, con una... viene dalla comunione che abbiamo. Leggiamo insieme in primo, primo Giovanni, capitolo 1, verso 3. 1 Giovanni capitolo 1 verso 3. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. La comunione è con Cristo. La comunione con Cristo ci garantisce la comunione con Dio. Assimilando salvezza e comunione con Dio e con i credenti, non siamo mai fuori comunione. Se noi abbiamo comunione con Dio, abbiamo comunione con i credenti toccati unti, nati di nuovo, che vivono secondo lo Spirito. Un'unione forte. Non siamo mai fuori comunione. Dire comunione non vuol dire in comunioni sociali, formali, religiose, settarie. No. Siamo in comunione spirituale, c'è cioè la comunione dello Spirito Santo, non che tutte le cose dobbiamo fare comunella, che ci troviamo come va, va, no, no, parla di comunione spirituale, non nelle cose sociali, non nei club che le, diventiamo un club che ci accontentiamo senza mantenere al primo livello la comunione con Dio. La comunione con Dio ci fa avere comunione con i fratelli che vivono in comunione con Dio. Non, è, non vuol dire comunione nelle relazioni sociali, nelle relazioni formali, nelle relazioni religiose, nelle relazioni settari. Parliamo di comunione spirituale. La comunione spirituale, chi è nato di nuovo la comprende, perché viene attratto dallo Spirito Santo, così come viene descritto in 2 Pietro 1,4. Leggiamolo insieme. 2 Pietro 1,4, che sei bello, Signore, grazie. Cosa ha fatto il Signore per noi? Attraverso questa nuova vita della nuova nascita. Signore, leggiamo insieme, attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste, noi siamo diventati partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Guardiamo la parola del Signore che ci aiuta a comprendere quanto è grande l'opera di rigenerazione e di salvezza che il Signore ha portato nella tua vita e nella mia vita. La dobbiamo curare, sore, frate, è una cosa da curare perché questa è la vita, la vita di Dio nella nostra vita deve essere curata più di ogni altra cosa. Guardiamo insieme. Le sue preziose grandissime promesse, vale a dire, le promesse di vita eterna e abbondante, partecipi della natura divina. Dio ha innestato nella nostra vita la sua natura divina per lo Spirito Santo. Questa espressione non si discosta dai concetti quali la nuova nascita, la nascita da Dio vuol dire l'essere in Cristo, avere comunione con Cristo come ce l'ho con mia moglie, come ce l'hai con tuo marito, un rapporto intimo con lo Spirito Santo l'essere la dimora della Trinità, avere la dimora il nostro corpo e il tempio dello Spirito Santo dove dimora la deità completa, padre, figlio e Spirito Santo. Nell'epoca attuale le preziose promesse di salvezza si realizzano in coloro che diventano figli di Dio per la nuova nascita, i quali ne condividiamo la natura grazie al possesso della vita eterna. Noi credenti non diventiamo divinità minori, ma siamo nuove creature. Inoltre partecipiamo appieno alla natura divina allorché avremo un corpo glorificato come quello del Signore Gesù Cristo. E tutto questo ci ha fatto sfuggire, leggiamo insieme il penultimo rigo, ci ha fatto sfuggire alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Il Signore ci ha tirato fuori, ci ha fatto sfuggire alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza richiama un concetto di decomposizione e disfacimento. Il Signore ci ha tirato fuori dalla decomposizione di tutte le cose che facciamo e di quello che noi siamo attraverso questa vita divina che ha messo nella vita nostra attraverso la nuova nascita di, di disfacimento. Laddove siamo sfuggiti, indica come uno che è scampato da un grande pericolo, ognuno di noi è così. Nel momento in cui riceviamo la salvezza, noi credenti sfuggiamo alla potenza della corruzione del mondo, la quale ci teneva schiavi a causa della sua natura peccaminosa e decaduta. Dio ci ha ristrutturati e ha piantato in noi. La vita per mezzo dello Spirito Santo. Gloria al Signore. Che bello. Ti pare poco? Quanto è bella la parola del Signore? Chi ci, chi ci rivela queste cose se non la parola di Dio? Dove le avremmo noi apprese mai di questa grande opera che il Signore ha fatto in nostro favore? Solo per lo Spirito Santo. Che vogliamo insieme cantare un bel canto che è il 702 che dice, vieni Spirito Santo, vieni su di me, eh? rivolgiti direttamente al Signore. Io ti posso essere di ostacolo se guardi me. Guarda lo Spirito Santo, guarda il Signore e lo cantiamo insieme per dire, vieni Spirito Santo, rinnova l'opera tua nella mia vita. E se non lo conosci, invoca lo Spirito Santo che ti riveli Cristo nella sua grandezza, quello che gli ha fatto. E gli si è dato in sostituzione tua per volerti perdonare oggi e piantare dentro di te questa nuova vita spirituale. Diglielo col cuore al Signore. Cantiamolo insieme. Ieri su di Me. Richiedi i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Grazie al Signore per questa bella opera che il Signore ha fatto. Vuoi viverla anche tu se non l'hai sperimentato. Vuoi ricevere Gesù Cristo nel tuo cuore perché è Lui che trasporta tutto il benessere della nuova vita. Quando tu e Dio lo riceviamo nella... Tutti ne abbiamo bisogno. Tu lo devi ricevere che non lo hai mai ricevuto. Io lo devo ricevere per avere comunione. Perché se no si stacca la spina. Quando si stacca la spina si ferma il flusso dell'energia che continua. Io ne ho bisogno per avere comunione. Tu ne hai bisogno per la salvezza e per avere comunione. Perciò insieme dobbiamo andare a lui per dire Signore, oggi abbiamo bisogno di te. Tu lo devi chiedere perché ti lavi col suo sangue, io lo devo chiedere perché mi lavi col suo sangue perché ogni giorno commetto anch'io degli errori, dei peccati. Non c'è distinzione tra chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Abbiamo bisogno di andare a lui insieme perché abbiamo la necessità di chi ricevere come primo passo e chi alimentare anche se lo conosco da 55 anni. Dio ci deve aiutare. Perciò andiamo a lui insieme, perché abbiamo bisogno di lui. Prega insieme con me. Signore Gesù, vieni nel mio cuore, riempi il mio cuore con la tua presenza. Ti chiedo perdono per tutti gli errori che ho fatto fino in questo momento. Invoco il tuo prezioso sangue perché mi lavi e mi purifichi. Riempi il mio cuore con la presenza dello Spirito Santo. Sì, Signore, voglio che il mio corpo sia il tempio dello Spirito Santo. Vieni nella mia vita, Signore. Il mio cuore è tuo. Da questo momento in poi, Signore, io riconfermo o confermo che la mia vita è tua, il mio cuore è tuo. Vieni nella mia vita. Riempimi di Spirito Santo e io voglio servire te da oggi e sempre. Amen. Amen. Molti fanno la distinzione tu hai bisogno, io non ho bisogno. Il messaggio dà l'impressione che degli altri non è il nostro. No, noi abbiamo bisogno perché noi veniamo meno ogni istante. Dio non, ha, non, ha, non fa la differenza tra il peccato chiaro, quello marrone e quello scuro. Il peccato è peccato. Il tuo e il mio è peccato e abbiamo bisogno. Di essere purificati, lavati dal sangue di Gesù Cristo. E perciò ognuno di noi lo dobbiamo cercare ed avere comunione con Lui. Se tu hai pregato con tutto il cuore ed è la prima volta, questa preghiera di fede ti permette di ricevere la sua vita nella tua vita. Prega il Signore, leggi la Sua parola, ascolta la Sua parola, testimonia. Ai tuoi amici che hai preso una decisione di voler seguire Gesù, perché è il solo Salvatore che Dio ha mandato per salvare me e te e ci ha fatto giungere oggi anche il messaggio di salvezza. Gloria al Signore. Voi, le, voi prendi nota dove abbiamo letto, così vai a rileggerli. Segnati tutto, vai a. Leggere nella parola del Signore. Prendi nota, Giovanni 17, 3, Giovanni 1, 18, Giovanni 1, 17, Giovanni 1, 16, Colossesi 1, 16, Romani 8, 35, Ebrei 2, 3 e 4, Romani 8, 37, Romani 8, 28, 1 Giovanni 1, 3, 2 Pietro 1, 4. Alleluia. Ti voglio ricordare poi, quando riguarda i calendari, ne abbiamo ancora un poco. Se ti servono, ordinali subito. Ce ne sono pochi. Se tu hai desiderio di seminarli e non lo puoi fare, puoi chiamare gli ordini, noi li facciamo distribuire per conto tuo e il Signore non mancherà di benedire te. E se hai qualche amico a distanza che desideri mandarglielo, telefonaci, dacci il suo numero, il suo indirizzo e noi lo spediamo per conto tuo ai tuoi amici. In modo che dove non puoi arrivare tu, ti aiutiamo noi ad arrivare. Però avvisa dall'altra parte che sei tu che glielo mandi. Perché qualcuno non sapendo è facile che respinge il pacco. E eh, ti raccomando, usiamo anche l'intelligenza perché ci aiuta. Dio piacendo ci vediamo stasera alle ore 20 per il culto di adorazione. Ed insieme lodiamo e benediciamo il Signore. Dio ti benedica. Pace e buona giornata.